tema generale è, la cornice generale è un tema distopico, cioè una utopia negativa, ovvero il crollo di internet. Crolla internet, internet non esiste più per una serie di motivi sui quali non mi dilungo, diciamo tentativi di colpo di stato, sabotaggi di gruppi di hacker che tentano di impedire nuove prese di potere attraverso la rete. Internet sostanzialmente scompare in Europa, nel Nord America e nel Nord Africa. Questa è la cornice. Però all'interno di questo contenitore c'è una molteplicità di storie intrecciate tra loro che hanno per protagonisti numerosi personaggi, i quali hanno delle missioni da svolgere, missioni avventurose, dal regio gusto filosofico e con un forte contenuto anche simbolico, psicologico. Quindi possiamo dire che sono romanzi che, pur avendo un ritmo narrativo avvincente, permettono anche di porsi delle domande abbastanza profonde. Ecco, ogni libro può anche essere letto volendo indipendentemente dagli altri, cioè niente impedisce che si legga prima il terzo e poi si torni al primo. Però chiaramente... Quindi sono autonomi, ognuno è autonomo. Sì, anche perché in ognuno tutti i collegamenti sono spiegati. Sì. Però chiaramente se si parte dal primo si capisce meglio. Certo. Quindi è una serie, diciamo, che si articola in varie fasi, si è ambientata tra l'anno 2025 e l'anno 2029. Diciamo è 2025... 2026 più o meno, 2027, 2029. Il 2028? E no, sono successi dei fatti ricordati, ma in diretta è nel 2029, diciamo. Scusate un attimo, capite tutto? Sì. Ok, perfetto. Quindi però non serve il tuo arco, possiamo... No, direi che è meglio perché insomma è un club italiano. Traduciamo per... Faccio la traduzione... Se non si ha troppo fatica. Vado a fare la papera. Ah, perfetto, grazie. È un esercizio anche. Sì. quindi... diciamo che quindi sono romanzi che hanno una natura particolare perché mescolano tra loro... fondono tra loro diversi generi letterari, perché ci sono questi spunti fantascientifici, chiaramente, il crollo di internet, c'è un androide nel primo romanzo dai tratti perfettamente umani, ci sono degli ologrammi che acquisteranno un peso sempre più importante nell'arco della storia, quindi questi sono elementi di fantascienza, ma non sono dei libri strettamente parlando di fantascienza. Sono dei libri che contengono anche numerosi spunti di romanzo di investigazione, quindi romanzo giallo, thriller, e sono anche romanzi che contengono numerosi spunti di, e qui entro in campo, di letteratura di viaggio, perché comunque si ambientano in tanti luoghi diversi. La Polonia, il primo si ambienta in gran parte a Cracovia, e nel terzo viene evocata anche Varsavia. Poi c'è la Germania con Berlino, c'è Firenze, c'è New York, c'è addirittura il Marocco. Quindi è veramente sono diverse trame, diverse storie che apparentemente sono indipendenti tra loro, ma che in realtà progressivamente rivelano dei nessi profondi e conducono a una risposta a determinati interrogativi, a determinati, come dire, misteri. Tu dici letteratura di viaggio, quindi in che senso? Dici che compaiono questi luoghi, ma il fatto che compaiano non vuol dire, come dire, di per sé no, però i personaggi in realtà si spostano. C'è una descrizione, cioè fai come una specie di visita guidata anche un no po'... non in quel senso, diciamo, letteratura, non letteratura, diciamo, illustrativa dei luoghi, sì, dal punto di vista proprio dei contenuti l'ambientazione, turistici. L'ambientazione, le ambientazioni sono rese con in modo molto vivido, cioè io cerco sempre, quando descrivo un luogo, una città, di suggerire le percezioni che questo luogo dà sensoriali in diversi sensi, quindi i suoni, gli odori, addirittura a volte le sensazioni tattili, quindi cioè cerco di rendere tutto quell'alone di sensazioni che io ho provato quando ero in quel luogo. Certo. Quindi diciamo c'è anche questo aspetto. E poi comunque c'è tutto un retrogusto filosofico, anche spirituale, che emerge attraverso la trama. Per esempio il primo libro, Sentieri di notte, Cerchi nozze, si apre con un testo in lingua aramaica, che è una sorta di
mistero all'interno del libro che verrà risolto solo